Lezione 9, Saturno 5, bolle la Luna. In realtà questa è, non so se riusciamo a far tutto, e comunque non è una cosa comprensiva di tutte le missioni sulla Luna per le quali dovete vedere. Apollo 13 se non avete visto, quello è proprio assolutamente. Tra l'altro sapete che al tempo avevano girato quelle scene veramente col volo parabolico. Tutte le scene da sensare gravità hanno fatto un set dentro un aereo che faceva il volo parabolico e giravano le cose in volo parabolico. E poi c'è un'altra, i documentari sono infiniti, però c'è un documentario in cui Tom Hanks fa il presentatore di come sono andati sulla Luna, che è molto bello perché è anche abbastanza tecnico, cioè tutti gli aspetti su come hanno fatto il disegno del modulo di atterraggio, di allunaggio, e insomma, se vi capita vedetelo. Poi ci stanno una quantità di libri senza fine, vabbè. Quindi Saturno 5 è l'unico oggetto che abbia portato l'uomo fuori dell'orbita base, cioè di nuovo, se vi ricordate che il raggio terrestre è 6.380 km, l'orbita base, cioè il massimo che sono andati è 600 km, che è l'altezza dell'Hubble, quindi un decimo di raggio terrestre, salvo gli astronauti che sono andati sulla Luna, altrimenti è tutto si è svolto tutta l'attività umana dell'esplorazione del cosmo si sta a una distanza che è praticamente meno di quella che c'è tra Roma e Milano. Saturno 5, 110 piani d'altezza, diametro 42 metri. Quindi immaginate che solo il diametro è alto vari palazzi, dove sta? Ecco qua. 3.000 tonnellate, appunto poteva portare in low Earth orbit 120 tonnellate. Di nuovo, ricordate che il confronto è 6 volte quello che poteva fare lo shuttle, e sulla Luna, o comunque in orbita attorno alla Luna, quasi 50 tonnellate. Ne hanno fatti 15, ne hanno utilizzati 13, di cui uno per fare lo Skylab, che è la stazione spaziale più grande mai realizzata, anche se la stazione spaziale internazionale è più grande come volume complessivo, ma con un solo lancio, lo Skylab essenzialmente era tutto questo. E, no, tutto questo, il terzo stadio. E ha portato appunto 24 persone sulla Luna. Gli ultimi due, siccome costava troppo, l'hanno messi nel museo, quindi se vi capite di andare negli Stati Uniti o ad Huntsville o in Florida, credo sia l'altro, stanno lì perché costava troppo mantenere il programma. Dopodiché costava troppo mantenere il programma perché è costato 6 miliardi di dollari in 10 anni di sviluppo dal 64-73, di cui ogni lancio costava 185 milioni di dollari, che rapportato all'inflazione era 1 miliardo di dollari al lancio, di cui 110 milioni per il veicolo, e il resto in overhead, stipendi, strutture, infrastrutture, eccetera, eccetera. Di nuovo, anche qua, preso da Wikipedia, quindi boh, può essere pure tutto sbagliato. Però, se uno si fida di questi numeri, vedete che un decimo del costo è per il veicolo in quanto tale. Il resto è tutto quello che si chiama overhead. Tra l'altro, la NASA e in generale gli Stati Uniti hanno un sistema di accounting per tenere i conti, in cui tu devi, sembra una scemenza, ma devi tener conto di tutti gli stipendi di tutta la gente. Perché quando tu fai una proposta, non so, per un volo da pallone stratosferico come facciamo noi della Nuova Zelanda, il volo da pallone stratosferico costa 50 milioni di dollari lanciare un pallone, perché include il pallone, quelli che vanno lì, eccetera, eccetera, ma anche gli stipendi di tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nel progetto. Mentre nel caso, per esempio, europeo, tu non conti gli stipendi e l'overhead, cioè lo stipendio mio, lo stipendio dell'amministrazione, eccetera, eccetera, anche la luce, eccetera, non contano. Dicevo, questo budget Però lo in cui. stipendio, cioè, perdono, non dovrebbe essere comunque a parte, nel senso, cioè, pagano uno specifico chi va a lavorare per quella missione, però tu oggettivamente che sei stipendiato, in ogni caso saresti stipendiato Allora, per il tuo lavoro, per dire che. dipende come lo fai. Allora, ci sono varie sottigliezze. Una è che negli Stati Uniti spesso, anzi di solito, i professori, soprattutto delle università minori, loro sono pagati, sei professore universitario, non te ne frega niente a nessuno, perché sei pagato solo per i mesi in cui fai lezione. Per i mesi che mancano, lo stipendio ti deve venire dal grant, quindi tu devi fare la proposta, dice io studio la radiazione cosmica. Nel mio budget ci metto 3 mesi di stipendio, ci metto 4 mesi di stipendio, quello che è. Io voglio fare il volo a pallone, ci posso anche dover mettere il budget. Giusto o sbagliato che sia, nel senso, quello è proprio un budget a parte. Poi, dopodiché, però, se tu dici io della NASA ho bisogno dell'infrastruttura, tu paghi tutta la struttura, anche la stampante, quello che ti mantiene la stampante, eccetera, eccetera.
È un sistema diverso di tenere i conti. Il problema è che fa lievitare i costi in maniera immensa, però boh, in teoria tieni conto di tutto. Qua in Italia l'overhead sarebbe che tu prendi, che ne so, 100.000 euro dall'Agenzia Spaziale Italiana. In teoria l'università potrebbe dire no, il 10% di questi me li prendo io, perché tu comunque usi la luce, le infrastrutture, l'acqua, le aula, quando vai in amministrazione ci sta uno dell'amministrazione che paga per gestire sto coso, quindi mi prendo il 10%. In realtà poi anche lì è molto fumoso, perché poi l'ASI, per esempio, nello specifico l'Agenzia Spaziale non riconosce gli overhead, però poi dice io me li prendo, dopodiché boh. L'INFN fino a poco fa non li prendeva gli overhead, dipende molto dal contesto. Però l'overhead per certi versi non sarebbe sbagliato, perché tu comunque sfrutti un'infrastruttura Certo. che è preesistente, tu sfrutti il lavoro della gente, quindi il problema è che poi quello va a finire il mare magnum spesso dell'università. Adesso credo che qui se lo dividano a metà tra tutta l'università e il dipartimento, non so esattamente i dettagli. Perché a me va pure bene che l'overhead vada a pagare gli stipendi dell'amministrazione, basta che va a pagare quelli Quelli della del facoltà. dipartimento, perché sennò tu gli prendi, gli rompi le scatole aggiungendogli lavoro, ma no, perché sono gentili, aggiungendogli lavoro e più, però non gli cambia assolutamente niente. Quindi insomma, tutto molto. Comunque sia, la cosa importante è che appunto il missilone, una volta sviluppato, costava un decimo di tutto il programma. Dopodiché, quando hanno fatto lo shuttle era stato fatto, come avevo già detto, con la scusa, con l'obiettivo, almeno sulla carta, di risparmiare. Quindi avevamo, lì buttavi tutto, no? Avevamo i razzi che potevano essere recuperati e la navetta che poteva essere recuperata. E dopodiché la questione è che questo valeva se tu avevi 20 lanci all'anno, perché di nuovo il costo per singolo lancio era solo una frazione del costo di tutto il programma spaziale, quindi avere una navetta riutilizzabile in realtà non, cioè comunque tu c'avevi uno stipendio di tutta una serie di persone, di ingegneri e così via. Tanto più che qui loro dicono che il costo è 210 miliardi di dollari, che onestamente mi sembra, beh oddio, potrebbe essere. Perché se questo lo. Dunque, qui tu c'è un fattore 10. No, però non può essere. Bisognerebbe controllarlo meglio, perché vedi, tu qui c'è un fattore 10 se aggiusti sti soldi in questo. Quindi se tu cambiassi il costo del Saturno 5 sarebbero 64 miliardi contro 210. Potrebbe essere. Che è costato di più, sicuramente lo shuttle del Saturno 5 è di più. Che è costato così tanto di più, non lo so. Che però il costo alla fine era 450-500 milioni di dollari al lancio. Sì, questo me lo ricordo, anche fino a 1,5 a seconda, se appunto se facevi un solo lancio all'anno, cioè, quindi dipende dalla. Però il costo, diciamo, per ogni lancio a regime più o meno era questo, di cui però appunto era una frazione, se questi appunto sono giusti, una frazione Del di tutto il totale totale, di tutti i perché loro lanci. hanno fatto 100 lanci più o meno, quindi di questi fai 45 miliardi solo per i lanci, e quindi ti ritrovi che sono il 25%, di qui invece è il 10%. Quindi alla fine costa di più una navetta, se ti fidi di questi numeri, poi magari li ricontrolliamo, costare di più in proporzione il costo del lanciatore, del lanciato, rispetto al Saturno 5. E poi vabbè, spariamo sulla Croce Rossa, ecco, spariamo sulla Croce Rossa male perché l'animazione è fatta male, e ci mettiamo una classica fregata da Zumbo, altre tra l'altro è stata un. Aspetta, fammi, abbiate pazienza. E sta, mettiamo qui, e questa mettiamo qui. Il costo di una fregata, quindi un oggetto relativamente piccolo, che è costato 25 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi per ogni nave, escluso research and development. Ne dovevano fare 32, ma il costo è talmente esploso che ne hanno fatte 2,5 e ne hanno cancellate 29, e una funzionava pure male. Quindi è vero che di nuovo che è come sparare sulla Croce Rossa, ma insomma, tanto per darvi l'idea di quanto costa il costo della ricerca militare. Dopodiché questa, se funzionasse, è fighissima, perché è antiradar, è stealth,
dovrebbero montare sia dei cannoni a railgun, insomma, se funzionasse sarebbe figa, però non funziona fondamentalmente. Quindi questo per darvi un'idea, quindi quando quelli dicono sì, ma tu perché devi buttare soldi nello spazio? Dico perché non li vuoi buttare in mare, oppure perché tanto a parità tu comunque una ditta aerospaziale, una ditta militare devi comunque andare a foraggiare e quindi a quel punto andiamo sulla Luna, inutilità per inutilità. Vabbè, questo ci abbiamo fatto vedere, questo è von Braun, l'abbiamo lasciato quando era stato recuperato alla fine della seconda guerra mondiale. Questi sono i vari razzi. La cosa figa di questi razzi è che sono in scala. Quindi, via via che loro hanno sviluppato, prima che lui prendesse il controllo della missione, insomma, erano tutti fallimenti. Infatti, c'è XKCD che tra le varie cose dice: ah, se vuoi fare una cosa che funziona, ci devi mettere un nazista a capo. In effetti, dopodiché, appunto, questa era la serie dei vari Mercury, i vari Saturno, e vedete che anche qui lui provava via via i vari stadi dei vari Saturno fino al Saturno 5, che è la storia finale, e notate la torretta di salvataggio. Prima di andare sulla Luna con gli americani, non ci andiamo con i russi, nel senso che questo era l'N1 russo. Vi ricordate che Korolev è quello che aveva sviluppato l'astronautica, poi poveraccio era morto per motivi medici. Anche perché comunque prima era stato internato nel gulag di Stalin, perché comunque non è che ci facciamo mancare niente. Quindi è morto, mi pare che aveva poco 60 anni o poco meno di 60 anni. Quindi poi il programma spaziale russo, non so, ebbe un passo indietro e cercavano appunto di fare la corsa alla Luna, fallendo. Tra l'altro poi negarono in maniera tipicamente sovietica, negarono proprio, no, noi sulla Luna non ci siamo andati, ma non ci voleva proprio andare sulla Luna. E tra l'altro l'obiezione, se qualcuno dice ah, ma noi non ci siamo andati sulla Luna, l'obiezione secondo me più ovvia è che se gli americani avessero fatto finta, i russi se ne sarebbero accorti e l'avrebbero sputtanati davanti a tutto il pianeta. Quindi quella è l'obiezione secondo me, perché cioè, se quelli, cioè, tu provi, no, la trasmissione che andava, cioè, i russi l'avrebbero sgamati in 3 secondi, sia come spie, perché nel frattempo c'erano i coniugi Rosenberg, no, che erano due spie che avevano dati i piani della bomba a fusione ai russi. E anche lì c'è l'altro aneddoto in cui i russi avevano un loro modello per la bomba a fusione nucleare o fissione, non mi ricordo quale delle due, però usarono quello che hanno copiato gli americani. Gli chiesero: ma perché avete usato quello degli americani, non il vostro? È perché noi sapevamo che quello americano funzionava e noi volevamo vivere, per cui all'inizio hanno usato quell'altro. Comunque, questa è l'N1. La caratteristica essenziale è che loro cercavano di far funzionare tutti questi motori, una trentina di motori in sincrono, come la Soyuz, vi ricordate, tanti piccoli motori in sincrono. Questi erano un po' troppi e quindi in realtà non riuscirono mai a farli funzionare come si doveva. Anche perché non hanno mai potuto fare i test statici, cioè non c'era nessuna facility sovietica che potesse prendere questo pezzo qua, attaccarlo a terra e fare i test statici a terra. Qui loro erano costretti a lanciare, a fare lanci, ve ne faccio vedere due o tre lanci in volo e spero che andasse bene, però non funzionava. Anche qua, per darvi un'idea delle persone, questa qui è una ferrovia, questo qui come il Buran veniva spostato da due o tre ferrovie, probabilmente tre, vedete, uno, due, tre. Questo è l'umano quadrato, il sovietico quadrato, forse questo è l'umano. No, Eccolo, comunque. questo è un bambino sovietico. No, sì, forse questa è una persona, no? Se questi sono i Boh, bimbi. Però mi questo è sembra una palese. cosa più che viaggio sulla taglia quella a sinistra, perché c'è tipo una mi sembra che avere una base quadrata e sopra qualcosa di più No, da qua a piccolo. me mi sembrano persone. Sono persone. No, ma c'ha ragione lui, Sono sono due persone in bianco che stanno sul carrello tipo quello del Ah, western. ok. Ok, quindi sono ancora più piccoli. Sono ancora sì. Questo Ah, qui quindi è, punti di questa sopra qui è sono una persone. persona e questa è un'altra persona. Ok, Anche perché queste sono due locomotive, per darvi un'idea. Delle dimensioni. Ah, e qui c'è l'altro, vedete, ma me ne sono accorto la prima volta. Qui c'è il secondo sulla struttura Quindi anche questo 110, tutta la roba russa viene da Russian Space Web. Vi fate un giro là, imparate più cose di quante ve ne posso raccontare io. No, i diagrammi sì, no, lui è scritto in inglese, no, no. E poi il cirillico comunque è come il greco, in realtà se tu sostituisci quei caratteri che vi siete studiati a fisica, no? Alla fine, una volta che sai che la H è la N e questa qui è la lambda, questa è lambda, poi
la B piccola non si pronuncia, la C è S, e questa è. No, ma in realtà sono quattro confrontati giapponese, almeno per leggerlo, poi dopo per capire che c'è scritto è un altro discorso. Comunque, 110-105 metri, massa totale 2 tonnellate, massa, cioè. 2700 tonnellate. Il problema grosso secondo me è sempre capire se la virgola sta per dire migliaia o per dire virgola. Primo stadio, secondo stadio. Pesava 2 tonnellate. Sì, vabbè, manca il modellino. E che altro c'è da dire? Massa senza carburante, anche qua vedete 1 a 10 il rapporto carburante a massa. Queste sono le cose che vi dovete ricordare. Essenzialmente l'inefficienza muscolare dei razzi. Che comunque dovrebbe andare a cherosene, cioè questo poi alla fine andava a benza, esercitava 5 tonnellate, 5.000 tonnellate di spinta e poteva portare, però vedete, era meno efficiente, in orbita bassa 95 tonnellate rispetto alle 120 del Saturno 5, e se in percentuale la differenza è piccola, 25 tonnellate ti fanno la differenza tra due e tre persone, cioè poi alla fine loro comunque consideravano di mandare due astronauti sulla Luna, di cui uno in orbita e uno a terra, mentre con l'Apollo 5 erano tre, e il programma Apollo erano tre, di cui due a terra, anzi sulla Luna, e uno in orbita. Vabbè, questo è lo stesso, viene spostato, questo quando viene assemblato. Vedete, qui è la struttura di trasporto, tutto su ferrovia. Qui c'è un altro carro ponte con cui veniva movimentato lo stadio alto, e di nuovo questo è per farvi vedere. Scusami, per dare l'inclinazione qui come facevano? Sollevano No, per lì nella Soyuz. come Avevo lo visto tirano che su. c'erano no, i razzetti laterali. Ah, no, credo che qua facevano tutto col controllo di questi, dei razzetti questi qua. Ah, cioè aumentando, Sì, diminuendo la potenza. credo, perché questi sembrano fissi, mentre quelli del Saturno 5 sono montati su gimbal, cioè su un supporto che può essere orientato, che già di per sé è una cosa fantastica, perché cioè, tu c'è sta fare che è grande quanto sta stanza, e più è sospeso una cosa perché lo vuoi regolare, perché devi andare dove dici. Qui comunque è fantastico perché Hanno l'idea era. messo un casino, ne mettono di più. Sì, ne mettono di più perché comunque in realtà è appunto in generale è meno efficiente, però il singolo motore è più affidabile. Il 5, Saturno 5 c'era 5 motori di cui potevi fare tutto anche se uno non funzionava, perché comunque il carburante lo dava agli altri, quindi insomma c'è vantaggi e svantaggi. Diciamo qui lo svantaggio è che poi questo non ha funzionato, però è anche vero che magari dandogli tempo l'avrebbero fatto anche funzionare. Infatti una delle cose che dicevano, criticando Elon Musk a priori, ma tu non riuscirai mai a far funzionare i nuovi motori del Falcon 9 perché i russi non ci sono riusciti, eccetera, eccetera. Invece lui ci è riuscito. Però questi erano 30, però, boh, vabbè, a ognuno il suo. Era pure gli anni 60, quindi non Il dire. budget era un po' diverso. Beh, qui c'erano molti più soldi. Addio la maschera, Maria, regali. Sì. Beh, no, credo che come budget, quello non lo considererei come parametro perché tu devi andare sulla Luna, da un lato c'è un'economia di tipo statale sovietico, dall'altro lato c'è un'economia di tipo commerciale. Quello non lo puoi paragonare, nel senso che tanto più che no, l'idea era proprio quella ideologica, i nostri razzi sono meglio dei vostri perché come facciamo noi è meglio di come lo fate voi. In realtà, a posteriori, un approccio di tipo statale o pseudostatale per le Soyuz è vincente, perché loro così hanno. Cioè, queste sono le cose che vi dovete ricordare. Poi il resto, loro praticamente hanno tenuto una Soyuz che è la stessa, con poche evoluzioni dagli anni 70, perché la ditta è sempre la stessa. Tu non è che devi. Gli americani, dopo il Saturno 5, l'hanno buttato lasciando gli altri due a terra, tra virgolette, per risparmiare, perché dovevano dare un sacco di soldi nuovi alla ditta aerospaziale, non gli potevano dare un contratto di mantenimento. Potevano farlo tranquillamente, ma siccome, cioè, se vuoi giustificare il fatto che sono cretini, potevi dire: vabbè, ma noi adesso vogliamo fare, dobbiamo sviluppare una cosa nuova. Che è un po' il motivo per cui la stazione spaziale da anni è figlia di nessuno, perché hanno i contratti di mantenimento dei moduli, ma i veri soldi si fanno costruendo i moduli. E quindi la gente, anche chi lavora sia all'Agenzia Spaziale Europea che alle varie ditte, se tu stai sulla stazione spaziale, non a bordo, ma lavori alla fine fa un programma di mantenimento, e quindi è diventato istantaneamente un programma. Appena la finita di costruire è diventato un programma sfigato. Qui loro dicono: io la Soyuz ho sempre fatto uguale, funziona perché gli devo andare a toccare. Tanto più che appunto loro, gli americani adesso stanno rimettendo in piedi il programma.
l'Ares e l'Orion con la capsula Orion per tornare sulla Luna, è un programma immensamente costoso e estremamente inefficiente rispetto a Elon Musk. Ma lui lì è un privato che cerca di ridurre al massimo i costi senza andare in deroga ovviamente all'efficienza. E poi di nuovo, siccome poi la storia la scrivono i vincitori, boh, vedremo chi va, torna sulla Luna e su Marte. Dall'altro lato c'è i cinesi che vogliono tornare sulla Luna, quindi boh, vediamo. Questa è una foto che io feci a Bangkok nel 2005. Questa è tutta la base di Bangkok, questa è una parte microscopica della base di Bangkok, il centro. Poi ci torniamo, lo vediamo più in dettaglio, ma fondamentalmente qui è dove assemblano le Soyuz. Qui dove sta il Burano, solo che il tetto è crollato. Qui è l'edificio dove sono gli astronauti prima del volo. E qui è dove vibravano il Buran, il centro di controllo di Buran. Questo è tutto abbandonato, ci stanno anche con il Buran dentro. Queste erano le vecchie pad del sito 110, da cui dovevano lanciare le missioni lunari, poi riconvertito appunto per il Buran, e ovviamente adesso è abbandonato. Questa è figa. Perché è questo pad 110 con ben due razzi che erano messi sulla rampa di lancio, che insomma è un evento abbastanza epocale. Anche qua vedete, qui erano solo test statici per vedere se cose magari non così di importanza come lanciarlo, ma devi provare che la torre di lancio sia alta giusta, che tutto vada, che quello si allinei, insomma tutte cose ovvie, ma insomma. E quindi vedete qui il bunker di sicurezza e questi due Tipo razzi. ora che Elon Musk invece ieri abbiamo messo la foto dei due razzi che atterrano. Sì, è tipo quella, però questo, però pure questo è alto 110 metri. Quell'altro che atterrava era alto quanto? Una decina di metri? Controllate un po' quanto è alto lo stadio del Falcon 9. Sarà 15-20 metri. Perché è solo uno stadio. Sì, no, ma difatti non è che. No, la vedi. Però, insomma, questo qua. Purtroppo il problema è il solito problema dell'efficienza. 110 metri, se Aspetta, dividi io. per, facciamo 120, 100, 100, sono 30, 40 piani. 35 palazzo di 35 piani. Cioè, non so manco se a Roma ci sta un palazzo alto 35 piani. Per fortuna. Sei a Roma, manco poi. Anche qua vedete che ci sono i parafulmini, le strutture tutto intorno per evitare che un fulmine colpisca. Vabbè, e questo è quanto. Falcon 9, altezza 70 metri. Tutto. Tutto. Stadi 2, capacità, cronologia dei lanci. Primo stadio. Però non mi dice l'input specifico, tempo, Hai detto 70 tutto. momento. No. Può essere Altezza 40, 70 può metri, essere 40. poi versione 1.1 68,4, versione Vabbè, 1.0 una 55. trentina, 40 metri. Comunque, sì, comunque Come vuol dice? dire. Ma io dicevo la spettacolarità Sì, di sì, vederne sì, due sì. insieme, però ora di Sì, ne vedi due atterrare atterrare, insieme. sì. Vedere due atterrare insieme è veramente impressionante. Così come è impressionante quando il collega Kim Jong-un faceva lanciare, non so se avete visto, quando lui lanciava i missili, ne lanciava tipo tre o quattro, due, tre o quattro insieme. E comunque è impressionante. Collega. Dopodiché, questa doveva essere la Soyuz modificata come Lunar Orbiting Craft. Beh, il design è quello, non è che ci inventiamo niente. E due persone, 13 giorni, 10 tonnellate in orbita lunare, di cui il grosso, cioè il grosso, 2 tonnellate atterrano e poi con 7 torni sulla Terra. Questo era più spartano. Per quanto spartano era il modulo di comando dell'Apollo, per quanto spartano era il modulo del LEM, scusa, il LEM è il Lunar Excursion Module, il modulo atterraggio. Questo qua e questo, il modulo atterraggio, questo era parecchio più spartano. In più è vero che se è una strada che va sulla Luna, ma se essere da sola, atterrare sulla Luna, insomma, ci vuole parecchio coraggio. Vedete, questo qui è il modulo d'atterraggio, questo qui è il modulo di decollo e poi probabilmente qua o qua da qualche parte attracchi. 5 metri, 5 tonnellate, tutto incluso. Vedete anche qua.
un fattore 10 di carburante, anche perché poi qua per atterrare puoi solo frenare, cioè devi tornare giù come alla Elon Musk, perché non è che puoi frenare nell'atmosfera, quindi devi consumare carburante per frenare e poi devi quel carburante che stai usando per atterrare, poi devi usarlo anche per frenare il carburante con cui devi ridecollare. È vero che in orbita lunare è tutto molto più facile, però comunque lo devi fare. Vedi, quando decolli devi decollare con 4 tonnellate di roba. Vabbè, ti sistemi l'attracco, scaletta, falcia e martello, che altro si può vedere? Cicci. SSSR, perché la CS e la P è RO. Una volta che tu sai che la P è RO, è ovvio che quella è R, perché Cirillo e Metodo andarono là. L'alfabeto cirillico viene dai santi Sì. Cirillo e Metodo. Vabbè, questa qui è l'antenna per comunicazioni, ma più che altro questo è. Sempre questo qui, il primo lancio, fallito dopo un minuto dal lancio, in maniera esplosiva. Se volete possiamo cercare su YouTube. Secondo, terzo e quarto lancio, fino al quarto lancio, dopo il quarto lancio era già il 72. Gli americani erano finiti ad andare sulla Luna e quindi a quel punto tanto valeva dire che non ci siamo mai voluti andare. Aspetta, vediamo se riesco a vedervi. Vediamo se riusciamo a La luna è l'uva del 2000. trovare la Luna. È l'uva del 2000. Oh, il Non è bellone. quella degli anni 70. Mi dà contento. Sì, diciamo che quello che è quasi divertente è che sembrano ragazzini, no? Rosicano, dicono no, ma io non volevo fare questo qui. Sui vari stadi. Non so se c'è del sonoro. Non so manco se Google, YouTube non lo censura. Vabbè, la peggio, dai. Prova ad alzare il volume, vedi se è talmente intelligente che si sente qualcosa. Vabbè, comunque, vedete, questi qui sono i razzetti della torre di espulsione, hai visto, no? Questi e questi. Anche che questa roba è uscita solo negli ultimi 10 anni, essenzialmente, perché prima era super segreta. Considerato che ufficialmente fino agli anni 90 negavano che c'erano che andare. Questo, appunto, questo è impressionante. Ah, questo è di Roscosmos, probabilmente è proprio il video ufficiale. Roscosmos è l'agenzia spaziale russa. Sì, Vedete anche quelle qui immagini che hai sullo slide. gli anelli di attracco tra i vari stadi. Questo è l'edificio da cui appunto assemblavano il coso, se ne andava in treno. Cioè, comunque già il fatto di avere quattro locomotive su due binari che devono spingere in parallelo, mi sembra, ecco qua, mi sembra comunque un risultato. Ecco, poi tutti lì su, sta cosa di 110 metri. E comunque, a parte il fatto che non funzionava al lancio, purtroppo, questo c'è ora. Vabbè, hai visto la fiamma come è schiacciata? Perché è la pressione atmosferica che ti tiene schiacciato. Poi quando si allarghi, quello lo vedremo quando facciamo. Vi faccio vedere questi perché dei Saturno 5 che decollano avrete visti, spero per voi. E mo arriviamo al clou. Che è il botto. Tanto bisognerebbe vedere con che velocità decollano, perché l'altra differenza è che più o meno Saturno 5 e questi decollano lenti, mentre lo shuttle proprio la partenza parte un po' più veloce. Vabbè, tutto ciò detto, vediamo come va a finire la questione. Ecco qua. Questo vedete perché è zigrinato, perché è interlacciato. Ecco qua, Boom. boom. Beh, vabbè, dopo che scoppio è chiaro che dopo. Beh, sì, 110 metri di roba che salta per aria. Diciamo che non si preoccupa perché non c'era nessuno a bordo, a differenza del Challenger, del Columbia. Sì, forse l'ultimo scoppiò. No, no, uno fece.
fu un incidente sulla rampa di lancio, non mi ricordo, per cui poi alla fine l'abbandonarono perché sì, forse uno di questi fu sulla rampa di lancio, però questo mi sembra piccolo, Poi non ricordo se il Columbia Challenger, ma fu terribile perché tipo ancora i parenti erano ammessi a no. No, vedere quelli il tutti sono ammessi gol. a vedere il Vabbè, decollo. dicono oggi no, cioè in America almeno Ah, i parenti? non fanno più mettere i parenti proprio lì perché praticamente ci fu subito ondata dei giornalisti che andavano lì a A chiedere, dopo si sono appena visti rompere. esplodere il marito o il Ma padre. che ne pensi? Sì, tutti lì a chiedere, ah, tutti sconvolti, no, ma davvero. Ma come ti senti? Non lo so, No, però io mi restare lì è ricordo terribile. quando andammo, non so per i parenti, perché c'erano i parenti, quando noi andammo per il lancio dello shuttle, che c'era, mandavo su della roba, ma c'era Fugles, anche la zona svedese, e i parenti stavano là, Ah, però, boh. perché... Cioè, perché prima erano proprio lì Sì, all'aperto. no, erano lì all'aperto a 5 km, perché comunque gli americani si vivono alle margini, non finiscono più. Forse non sono ammessi i giornalisti. Può essere, però, Avevano preso può delle essere misure di perché... sicurezza, diciamo, perché Non mi stupirebbe. fu terribile. E questa è l'ingloriosa fine del programma spaziale sovietico. Per quello che invece riguarda quello statunitense, vabbè, anche qua vedete, ogni cosa doveva essere divisa tra le varie ditte, ma questo è giusto. Quindi i motori sono della Rocketdyne, il Boeing faceva il modulo di atterraggio. C'è un episodio apposta di questo documentario che fa vedere tutte le fasi in cui sono andati per capire come fare sto modulo, perché mo è ovvio che tu scendi, poi ti decolli con un pezzo, eccetera, eccetera. Al tempo non era ovvio per niente, tanto più che c'è un documentario di Von Braun fatto dalla Disney degli anni 50-60, in cui l'idea era che tu atterravi con tutta l'astronave, tipo proprio alla Flash Gordon, e poi ridecollavi con tutta l'astronave. Dopodiché hanno cominciato a fare i conti e non ci stavano come pesi, come cose, eccetera, eccetera, finché uno di questi ebbe l'idea di fare questo modulo che al tempo era considerato bruttissimo, che appunto che era il modulo d'atterraggio, che era questa specie di Sì, insetto, un ragnetto. che di nuovo a posteriori, mo è ovvio che è così, a priori manco per niente. No, più che altro era semplice coordinare il ridecollo poi del modulo che si doveva andare a ricollegare poi all'astronave. È una domanda o No, è una un'affermazione? domanda. No, beh, cioè, di nuovo, l'hanno fatto. Sì, no, certo, Però, poi è chiaro che è una se cosa tu... molto delicata, è un'operazione delicata comunque. Sì, perché è chiaro che tu, se hai solo una cosa che idealmente parte e deve tornare sulla Terra, è molto più semplice invece che dire parti adesso, non un secondo prima, non un secondo dopo, perché se no non fai l'attracco. È vero che poi c'è varie orbite, insomma, l'attracco lo fa, basta che ti metti sulla stessa orbita. Però sì, non è più complicato. Poi quando vi faccio vedere i computer dell'Apollo è una cosa spettacolare. Comunque fa. Eh? Era molto semplice, immagino. Ma non avete idea? Se non sapete come erano fatte le memorie, è una cosa spettacolare. Infatti, Forse ve poi l'ho dicono la mucca raccontata. fa. Oh, No, ma che scherzi! incredibile. Ma neanche, ma No, no. neanche. Ma sì, MOL, speech synthesizer. Vediamo se ci arriviamo oggi. Non c'avevi la tastiera, tanto per darti un'idea, c'avevi solo un tastiero numerico in cui c'avevi due numeri, il verbo e l'oggetto, che comunque era rivoluzionario per l'epoca, perché sono 18 è leggi o scrivi, e poi, che ne so, 36 è dall'accelerometro, dal sensore, da questo o da quest'altro. E lui ti spiega un numero che era la risposta della cosa, tanto per darti un'idea, altro che la mucca. Dopodiché, vabbè, questi sono i tre stadi. Appunto, il terzo stadio è quello che è stato riconvertito allo Skylab nell'ultimo lancio. Questi sono gli F1, sono i più potenti motori che sono mai stati fatti, funzionanti fino adesso. E questo è il modulo di comando, cioè il modulo in cui gli astronauti stanno alla partenza, in cui fanno su e giù, anche qui come abitacolo per stare un minimo più larghi nel tempo che loro vanno sulla Luna. E poi, dunque, com'era la cosa? Al tempo dell'Apollo 13, questo ebbe un'esplosione qui perché la sapete la storia, no? Si dovette spostare. E si dovettero spostare nell'EM, cioè perché il sistema che produceva energia, il motore esplose perché c'era un problema. Quando fecero girare non ricordo se l'idrogeno o l'ossigeno del motore, quello scoppiò perché c'era un problema. Dopodiché loro rimasero senza corrente. E dovevano risparmiare tutta la corrente delle batterie del modulo di comando per entrare nell'atmosfera in maniera non distruttiva. Quindi quello che fecero è di scappare, insomma, di andare da qua a là, perché poi stiamo Sì, parlando di no. queste distanze qua,
nel modulo di lunare che praticamente era identico, cioè gli stessi computer, gli stessi sistemi, poi era autonomo perché dovevi comunque essere un sistema autonomo, e quindi con questo e facendo quel solito riciclo dell'anidride carbonica, no, l'avete visto il film, quello dice con questi pezzi qua dovete costruire, tu non hai visto il film, eh? Per domani, Apollo 13, Tom Hanks e ti interroga. Ancora 2001 di spazio. No, anche perché è molto Beh, tecnico. quello è molto più importante pure, Anche cazzo. perché è Metti molto pure. tecnico e se non sbaglio è stato, controllo, poi è stato Ron Howard che ha fatto Apollo 13. Se non mi sbaglio. Mi sembra, cioè, quello che lo dici mi suona Che come Ron quasi Howard, sicuro. sapete chi è? Sì. Allora, il Saturno 5 era fatto così. Dopodiché, per confrontarlo per l'ennesima volta, queste sono le dimensioni. Ma le Ares sono le missioni a Marte? Questo esiste, questo non esiste. Infatti. Le Ares sono le varie missioni per la Luna e su Marte in cui hanno capito l'antifona, nel senso che questi qui sono i derivati dei razzi a combustibile solido. Questi qui, potete, oramai lo capite da soli, questi qui sono con equipaggio umano. Più lontano, più vicino, con più carbonato, Vicino. eccetera, eccetera, e questo qui è per il cargo. Quindi essenzialmente l'Ares 5 è un Saturno 5 con dei motori più piccoli e con i booster laterali, ma insomma essenzialmente portate un grosso cargo in orbita terrestre per poi mandarlo sulla Luna o su Marte, e questo qui serve per l'equipaggio. In questa maniera tu metti meno a rischio la vita all'equipaggio, gli fai fare un attracco in orbita e poi ne puoi anche mandare due o tre di questi, attraccarli e poi te ne vai verso la Luna e su Marte, radiazioni permettendo, perché tanto comunque se non c'è uno schermo delle radiazioni non va da nessuna parte. E di nuovo, quindi che questo sia meglio di questo, insomma, mi sembra un po' poco difendibile. All'epoca, forse sì, ma comunque, scusa. Questi sono i famosi motori dell'F1, ognuno di questi era più potente, ce n'aveva 5, ognuno di questi era più potente di tutti e tre i motori dello shuttle messi insieme. Vabbè, Rocket Dyne, questi continuano a usare queste, vabbè, negli anni 60, 70, quindi devo dividere per 3, quindi 18 diviso 3 sono 6 metri e 12 diviso 3 fa 4 metri, quindi essenzialmente è probabilmente un motore grande quanto sta stanza, più o Ma quel meno. tubo principale. Questa è la turbina. Questa è la famosa turbina, la turbo pump che prende carburante per azionarsi lei stessa. Per convogliare idrogeno e ossigeno nella camera di combustione, e poi il tubo di scarico, siccome è più freddo comunque il tubo di scarico di questo, per quanto caldo sia, viene usato per Lo raffreddare. riutilizzano. Beh, no, non rimesso nella cosa di Ah, come quello no, dei sì, russi. per raffreddare intanto. Esatto, gira in questa serpentina qua per raffreddare il sistema. Che tu avevi detto prima, invece buttarla, cioè No, sta no, uscendo. questo, tu, salvo quei motori là, appunto 180, 170, lo Ah, ok. buttano tutti. Quindi è un po' meno efficiente, vabbè. Pesa 9 tonnellate, dividete qua per 2, sì, per 2, perché 450 grammi per ogni chilo. Pesa 9 tonnellate, che altro? Ah, l'impulso speciale, allora, la spinta che dà è di 1,5 milioni di tonnellate, quindi sono, diviso 2, 750 mila kg. Che se probabilmente va, non so se devi andare in Newton, se devi dividere per G, probabilmente, perché sono chili massa, probabilmente, quindi devi dividere per G. Sta acceso neanche 3 minuti. Comunque questo della spinta la vediamo la prossima volta, anche perché così facciamo anche l'impulso specifico. Tra l'altro qua io non ho mai capito perché qua scrive secondi minuto, in realtà dovrebbe essere 263 minuti, perché l'impulso specifico, a parte che è tutte queste unità di misura folli, comunque è un numero che tanto più grande è, meglio è la cosa, e si misura in secondi, o se moltiplicato per G si misura in una velocità. Essenzialmente è quanto impulso hai per unità di massa, quindi tanto più alto è, tanto impulso come forza per tempo, no? Quindi tanta più spinta hai per unità di massa, ma questo lo vediamo con calma un'altra volta. Dopodiché questa è la struttura. Qui il gimbal e qui tutta sta baracca di varie tonnellate, grande quanto sta stanza, sta attaccata qua.
e appunto ed è in qualche maniera regolabile. Poi ci sono due linee no, per combustibile comburente, quindi l'oxidizer sarà quello per l'ossigeno e quell'altro per l'idrogeno. Questa è la turbina che appunto immette i due all'interno. Questa no, è qui, c'è il famoso l'ugello è fatto per l'effetto Venturi, ma pure questo dobbiamo ancora fare. E questo qui è lo scambiatore di calore, perché essenzialmente lui raffredda tutto con questo sistema qua. E vabbè, questo è il nozzle extension, sarebbe l'estensione dell'ugello, perché quando decolli da terra c'è una pressione atmosferica, insomma, gli ugelli devono essere fatti in una certa maniera a seconda di dove il razzo deve essere funzionato. Questo non so se ve l'avevo fatto già vedere, è uno dei modi con cui loro testavano i test statici. Cioè, se uno poi alla fine dovesse andare a dire, non è mai un motivo, no? Però uno dei motivi per cui i russi non riuscirono a mandare l'uomo sulla Luna è che non ebbero modo di testare. Quelle due sfere sono le gambe del gas, cioè Sì, di idrogeno e combustibile. ossigeno. Dopodiché credo, dovrei dire, boh, probabilmente l'ossigeno è più piccolo dell'idrogeno e non ti so di perché, se sincero, però se tu vai a vedere questo, ah, qui non si vede, ma più avanti lo vediamo. Perché è sempre il serbatoio dell'ossigeno è sempre più piccolo di quello dell'idrogeno. Non so se ha a che fare con la massa, cioè con il volume per unità di massa, devo controllarla, essere sincero. E appunto, ognuno di questi qua aveva la potenza di più di tre motori dello shuttle messi insieme. Quindi anche, cioè, tutto questo comunque deve reggere una spinta di 750.000 kg e così via. L'altra cosa bella comunque è vedere anche qua, Si eh? Si nota con tutta la cosa. Quindi comunque insomma anche quelli a terra sono oggetti complessi. Questo è il primo stadio, vedete i cinque motori, ancora manca tutta la parte intorno qua, mentre viene messo per fare i test statici appunto di cinque insieme. Questa è un'altra misura, e qua una foto a lungo raggio, vedete qui lui non so se ha già acceso, sta per accendere, probabilmente ha già acceso i motori del secondo stadio, ha appena scaricato il primo stadio che è ancora funzionante e fatto a distanza. Tanto per farvi vedere uno dei vari serbatoi, insomma dei vari stadi, questo è il terzo stadio, questo è quello che appunto è stato riconvertito come per lo Skylab, quindi molto grande come oggetto, un solo motore J2, questo qui per sganciare la parte cioè per accoppiarsi meccanicamente alla parte più in basso e poi viene sganciato. Vedi qua hai l'ossigeno, questo è il serbatoio dell'ossigeno e questo è il serbatoio dell'idrogeno, quindi sono uno più grande e uno più piccolo, poi vediamo perché. Poi sistemi di propulsione ausiliario, vent, cioè valvola per far uscire l'idrogeno, perché è chiaro che se quello si scalda anche di poco devi poterlo sublimare anche attraverso la pressione aumenta, la benza, il level sensor, vabbè, qui tutti i tubi, i cavi, perché i cavi li fa passare da qualche parte, cold helium sphere, non so proprio che sia, devo compressarlo, possiamo guardarlo, perché e questi anche che credo che siano i motori di assetto. Il modulo di comando, vabbè, anche qua è un'evoluzione delle vecchie Mercury, delle vecchie Gemini, tre persone, molto simile alla Soyuz se volete, perché comunque se dovete tornare nell'atmosfera, così è. Cioè avete una capsula che in qualche maniera si può staccare dal sistema di controllo, anche qua un motore. Per immettervi in orbita lunare, per mettervi proprio in orbita di parcheggio, far scendere la gente e poi ritornare sulla Terra. Sistema d'attracco, vedete anche qua, molto simile a quello della Soyuz, perché quello è, e con quelle dimensioni sono queste. Insomma, quello che è impressionante è che il soggetto appunto è di 110 metri. Il modulo lunare è qui all'interno. Questo è, alla fine, insomma, di tutto quello con la Luna, sulla Luna ci va, anche in orbita attorno alla Luna, un oggetto abbastanza piccolo. Motori d'assetto, vedete, quad engine per controllare
l'assetto, la rotazione, l'orientazione, le antenne, vediamo un po' se qua, eccolo qua, le antenne per comunicare con la Terra, o con la Luna, probabilmente con la Terra, e poi non è che c'è molto altro, anche qui vedete dei jet per controllare la rotazione del sistema. E vi ricordate, in rosso sono tutti i rivoli before flight, quindi tutti questi sono chiusi e coperti per evitare che ci vada polvere, che si intasi, eccetera, eccetera. Poi viene assemblato, montato, togliete tutta sta roba e lanciate. E questa qui è la parte che torna sulla Terra. Dopodiché, in orbita, quando voi state a un certo punto, in orbita, scusa, non in orbita, sull'orbita, sulla traiettoria tra la Terra e la Luna, quello che fate è che sganciate. Questo viene lanciato, no? Con la punta verso il davanti. Vi sganciate, ruotate, attaccate questo a questo, lo riagganciate, separate questi due oggetti attaccati insieme e andate verso la Luna. Con il LEM davanti, essenzialmente, che magari non è aerodinamico, però state nello spazio, non è che frega niente a nessuno. E questo è uno dei primi modelli in cui facevano vedere com'è fatto questo sistema. E appunto ci volle parecchio per arrivare a questa configurazione qua, che poi nella configurazione finale è questo oggetto qui. Anche questo diviso in due parti, cioè uno poi alla fine dà tutto per scontato perché fine è andato tutto bene, ma pure questo ha una quantità di motori senza fine, perché avete i motori per atterrare, anzi per allunare, e devono funzionare. Questa è la sensing probe per vedere se per caso sotto c'è troppa polvere, se state affondando, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è un altro motore qui dentro, che vi serve per ripartire, perché se no non è che fate una bella fine. Quindi poi avete le varie antenne, sia la radar per l'attracco, l'antenna per comunicazione, i soliti quad per regolare l'assetto, e poi l'antenna per comunicare in banda S a più alta frequenza, la scaletta, vabbè. Quindi anche questa a sua volta quindi si separa, quindi avete anche qua. In questo caso vedete, andavate, il fuel era aerozina, non mi chiedete la composizione chimica, e l'ossidante era tetrossido di azoto per motivi di efficienza, di stabilità. Certo non ti puoi portare l'idrogeno liquido fino laggiù, perché anche qua avete di nuovo oxidizer e carburante, aerozina, lo stesso tipo di materiale. Questo è il compartimento per andare appunto sul modulo di comando. Poi, quando questo ha fatto il suo mestiere, lo buttate, arrivederci, grazie. Spesso questo viene fatto cadere sulla Luna, alcune volte viene lasciato in orbita per prendere dati. Con questo in orbita si accorsero che la Luna non è sferica, cioè delle strane, non, vabbè, non è che debba essere. Non è a simmetria sferica e quindi c'era delle risonanze nell'orbita che l'ha fatto cascare molto prima del previsto. Con l'Apollo 13, ovviamente, loro sono tornati con questo qui sulla Terra, l'hanno lasciato all'ultimo momento. Altre volte veniva fatto cadere sulla Luna, quando ovviamente gli astronauti erano tornati nel modulo di partenza di comando, per vedere, perché avevano lasciato dei sismografi sulla superficie lunare per vedere com'era costruita la Luna dalle onde sismiche. Comunque, insomma, non si buttava mai niente, c'avevano parecchi. Quindi ci sono ancora le persone. Le parti queste tutte. Questi schiantati, sì, però boh, chissà dove. Dunque, ci sono delle foto forse fatte dalle sonde giapponesi e dalle sonde cinesi, in cui ci sono questi qui con tutte le tracce, eccetera. Si vedono, insomma. Poi è chiaro che se pensi che è finto, è Photoshop, però da terra ovviamente non riesci a vederlo perché è troppo piccolo. Vabbè, qui ci stanno alcune cose sul sistema d'assetto, vabbè, però queste essenzialmente c'è un joystick per controllare l'assetto, poi c'è tutta una serie di plafoniera che in qualche maniera ripete, ecco qua, questo è il sistema di comando, cioè il joystick per controllare l'assetto, i giroscopi che vi dicono come siete orientati, questi qui sono i display del computer e queste sono le tastiere con cui voi andate a mettere i dati dentro al computer. Poi questo lo vediamo tra poco più avanti. E appunto la tastiera è solo un tastierino numerico, no? Questo era il computer più avanzato dell'epoca. È chiaro che i mainframe no, erano più, però comunque erano schede perforate.
Però il computer avanzato più potente che potevi mettere dentro un aereo, una nave, una navicella spaziale. E anche qui appunto c'è questa struttura insettoide perché di nuovo metà la buttate con metà ritornate. Come cosa all'atrio, ma ci torneremo quando faremo le radiazioni e i raggi cosmici, queste sono le missioni Apollo. Tutto il programma Apollo essenzialmente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 missioni, di cui dalla 11 in poi sono atterrati sulla Luna, quindi 1, 2, questa no perché è Apollo 13, 3, 4, 5, 6, 6, 6 missioni sono atterrate sulla Luna. E appunto le altre, le ultime due, la 18 e la 19, forse anche la 20, furono cancellate. Quindi tre missioni furono cancellate perché costava troppo, anche perché oramai c'erano stati e non c'era un motivo politico oramai per farlo, per andare. Però appunto questo è confrontato con le eruzioni solari dell'epoca. E le eruzioni solari è la dose che loro avrebbero assorbito gli astronauti nel modulo di comando, nel modulo lunare, e se erano sulla superficie lunare. Ovviamente via via che sei fuori sei meno schermato, quindi la dose ti prende più alta. Con un sievert praticamente muori, hai il 50% di probabilità di morire se non curato. Con 10 sievert muori anche subito. E con 100 millisievert essenzialmente non ti succede niente. Quindi potete vedere che fondamentalmente furono estremamente fortunati perché non ci furono. L'Apollo 8 fu quella che girò attorno alla Luna. L'Apollo 9 pure girò attorno alla Luna, non mi ricordo che fece in più. Però fondamentalmente queste furono anche fuori della. La 7 non so se fosse in orbita bassa, questo bisogna, guardiamo pure questo. Insomma, evitarono tutte le eruzioni solari, salvo questa che però era assolutamente trascurabile, però c'è questa qua, che è agosto del 72, che è una delle più grosse eruzioni solari mai viste, mai registrata, c'è un'altra nel 89, un'altra nel 56, e se questi fossero, è chiara la probabilità è trascurabile, però se ci fosse stata una missione Apollo, dato che la Luna non è protetta da campo geomagnetico, da campo semimagnetico, non ha campo magnetico, avrebbe ammazzati comunque, dovunque loro si trovassero. Quindi era un rischio trascurabile, però è chiaro quando tu poi parli di missioni lunari, di base lunare, eccetera, eccetera, la base lunare la devi fare sottoterra o se mandi il modulo espansibile tipo quello della Vigor, l'abbiamo visto l'altra volta, devi poi ricoprire, devi, sì, ma qua pala, cioè, ti metti a scavare, perché non puoi schermarti con materiale pesante. La cosa di ma oddio, delle eruzioni pesanti pure, ma il punto è che siccome i raggi cosmici galattici sono nuclei pesanti, se tu ci metti un materiale pesante come il ferro, vi ricordate abbiamo fatto interazione di materia, quello fa interazione elettronica e tu da un nucleo di ferro ti trovi 40 frammenti, quindi la dose, a parte la dose equivalente, ti prendi 40 volte di più, quindi non puoi usare materiali pesanti per schermare, comunque non c'è modo di mandare la massa, devi usare materiali leggeri, l'ideale è l'idrogeno che però tende ad essere esplosivo e quindi l'acqua va bene più o meno. Quindi cioè, presuppone di avere un'astronave con un abitacolo centrale. Però le conche lunari schermano bene. I crateri? Sì. No, perché dall'alto no. Le cose, quello che ti scherma, ma lo faremo sono i lavatube, i tubi È quello di intendo. lava. Sì, se no, quelli sì. Ah, No, il cratere no, ok. No, se intendevo. vai dentro il tubo di lava lunare all'interno che riesci a scavare, a fare tutto quello che vuoi, c'è un sacco di spazio e stai schermato. Quindi se mai succederà, secondo me va a finire così. A meno che, almeno una base avanzata, una base iniziale, tu c'hai questi moduli, mandi la gente, gli fai scavare e non c'è problema. Vabbè, queste sono, le avevamo visto quando avevamo fatto le vibrazioni. Tutto questo è a luogo in 10 minuti, primo stadio, prima spegni il motore centrale, poi spegni gli altri due motori, poi accendi il secondo stadio, spegni il secondo stadio e accendi il terzo stadio. Quindi quando hai spento il terzo stadio te ne stai già non, cioè, essenzialmente tipo già in orbita, verso, cioè in traiettoria lunare. Il delta V è di 9 km al secondo, perché appunto vi serve, di cui 400 m al secondo vi rubate per la rotazione terrestre, quindi arrivate a 9,5, di cui, vedete, questo lo vedremo più avanti, di cui solo 1,7 vi serve, e comunque perché state andando fuori, è infinito. Di questi 9,5 km al secondo, 1,7 sono per energia potenziale, il resto mi serve per energia cinetica.
se no non andare da nessuna parte. L'aria comunque fa poco, ma fa, perché comunque bruciate questa parte qua. E la velocità a cui voi, vabbè, credo che sia la differenza, no? La velocità a cui voi spegnete i motori è 7,7 km al secondo, perché appunto questa se n'è andata in energia potenziale. Questo è il profilo dell'Apollo 1 e questo è l'altro. Siete sempre te però, eh? Ma non l'ho toccato. No, no, non sono stato io, è Bart Simpson. Mi accomodiamo, piano Sì. Invece degli aerei tipo... Questa è la stesso profilo dell'Apollo 8, non è che c'è molto in più da dire. Ecco, la cosa interessante magari in termini di altezza è vedere che il primo motore vi porta a 75 km, quindi non siete ancora nello spazio. Spazio idealmente è definito a 100 km, che comunque è una cosa arbitraria. Il secondo stadio vi porta in orbita e siete già nello spazio, e poi il terzo vi serve solo per avere velocità ulteriore, ma non andate più in alto. Invece, se lo vedete in termini di distanza da Cape Canaveral, vi ritrovate a circa 3.000 km di distanza, e quello più interessante è la velocità. Vedete, i primi 2 km al secondo, 2,5 ce l'avete dal primo stadio, buttate tutta la massa, tutto il carburante, eccetera, eccetera, siete più leggeri, quindi anche se quello è più piccolo, quest'altro vi dà altri 3,5-4 km al secondo di velocità. E di nuovo, adesso siete ancora più leggeri e un altro chilometro al secondo, essenzialmente per immettervi in orbita verso la Luna, ve lo dà l'ultimo stadio. Che differenza c'è tra qui? Ah, questa è in coordinate terrestri e questa è in coordinate eliocentriche, o comunque sì, eliocentriche. E quindi avete qui quei 400 metri in più di rotazione terrestre. L'angolo, vabbè, questo è l'angolo di inclinazione che voi avete, ma questo non è così importante. La direzione, anche lì, voi partite a 90 gradi perché partite verticale, poi cominciate a inclinare perché vi serve la famosa velocità iniziale e velocità orizzontale. Vabbè, comunque qui è 76, non è che cambia più di tanto. Poi spegnete il motore e poi ricambiate l'angolo fino poi a tornare verso i 90 gradi, perché dovete andare verso la Luna. Maximum Q, vi ricordate, questo l'abbiamo visto anche per... No, l'abbiamo visto sempre per Saturno 5 quando abbiamo fatto le vibrazioni. Questo è il massimo punto di massima pressione aerodinamica, che non è quando diventate supersonici, perché appunto è il numero di Mach, è il Mach number alla... No, perché quella è la velocità del suono, dipende dalla densità dell'aria. E quindi il numero... scusa, no. Il Mach number è la vostra velocità. Quindi voi state viaggiando alla fine a 9 volte la velocità del suono, anche se probabilmente questo qui è riferito alla velocità del suono a terra, perché comunque la velocità del suono dipende dalla densità dell'aria e quindi vai. In più avete la pressione dinamica, che è il prodotto della vostra velocità con la densità dell'aria. Quindi è vero che voi via via la pressione dinamica aumenta, anche questo è un kilopascal, però la densità dell'aria diminuisce, quindi a un certo punto raggiungete il punto di massimo stress aerodinamico sulle vostre strutture, e poi tutta una discesa, perché è vero che continuate ad aumentare la vostra velocità, ma l'aria non c'è più. Dopodiché ve ne andate verso la Luna, però a sto punto direi che sulla Luna ci andiamo domani.